Mi sa che sono troppo pesante per questo giro. Sono progettate per ogni tipo di stazza, tranquillo. Ah, aiuto! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante, signor Quagmire! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante, Glenn! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante! Sono troppo pesante! Beh, sei riuscita a fare più o meno tutto quello che hai scritto sulla tua domanda. Quindi va bene così? Rientro a scuola? Credo che prima dovrei dimostrare di saper fare windsurf sopra le cascate Providence. Oh, certo. Tu dimostralo e puoi tornare. Abbiamo controllato che può essere schiacciata da suo padre? Schiacciata da mio padre? Oh! Devi crescere, Meg! 5, 4, 3, 2, 1, sì! Che ficata! Nessuno di noi è mai rimasto sveglio fino a quest'ora. Oh oh! Sei un po' stanco, Stewie? No, ho sbadigliato perché qualcuno ha sbadigliato. Potrei fare l'alba. Tu sei stanco? Oh no, a casa mi chiamano il... Alexa, dammi le notizie di oggi. Ecco il tuo sommario quotidiano. A Washington DC, il congresso ha varato le misure... Alexa, vai dritta ai compleanni delle celebrità. Oggi Mario Lopez compie 47 anni. Non ci credo. Dovrebbero dirlo alla sua faccia. Come hai ragione. Dico sul serio. Ok, ci vediamo più tardi, Alexa. Sei la mia migliore amica. E tu sei... sei fichissima, Lois. Migliori amiche? Ehi, mamma! Mi è venuto il ciclo mentre ero sul divano! Ricorda, volevi una famiglia e volevi questa vita! Ho le scarpe sul tetto, prendile! Lei è la portinaia, mostriamole la chiave e avremo cibo gratis. Sì, facciamola semplice. Se ce lo chiedono, siamo due fratelli svedesi. Stessa madre, padre diverso. Non dovrebbe essere stesso padre e madre diversa? No, le svedesi hanno una finestra fertile molto ampia, credimi. Ricorda, Chris, forte accento! Ehi ragazzi, per info, la colazione termina fra 5 minuti. Yeah! Yeah! Ce l'abbiamo fatta, Chris. La nostra copertura funziona. Scusate, sto cercando una coppia di fratellastri finlandesi con due padri diversi. Hello? Hello? Fatto. Ecco perché la Svezia, Chris, mai la Finlandia. Non dubiterò di te mai più. Ehi, cosa avete da guardare? Peter, e i tuoi vestiti? Io voglio la tua arma. No problem, Peter, dall'aria truce. Mi hanno declassato a un giocattolo perché ho sparato a un ragazzino. Io voglio la tua arma. Hai ragione, Joe, siamo tutti armati. La tengo nel caso qualcuno cercasse di nuovo di rendere grande l'America. Aspetta, c'è la possibilità che ritorni? Sì, affermativo, tornerò. Potresti dirlo in modo più memorabile? Ci vediamo tra un po'. Un po' più minaccioso? Facciamo che ci becchiamo in giro? No! Vi chiamo quando sono nei paraggi? No! Mi vedrò con voi mañana. No! Prendiamoci un caffè un giorno di questi. No! Beh, insomma, non lo so. Ok, vedo se mi viene in mente un'altra e torno. non posso. Ho i biglietti per un'inutile partita di baseball. Chi viene con me per morire di freddo come non gli è mai successo in tutta la vita? Vengo io! Cacchioso, ci divertiremo come mosche su una cacca di cane. Mi dispiace, la cacca di cane è piena. Benvenute, signore. Questa cos'è? Oh, ciao ragazzi. Purtroppo mio zio Ray è morto l'altra settimana e mi ha lasciato questa auto sportiva d'epoca. Joe, è fantastico che tuo zio sia morto, ma mi dispiace tanto per la tua auto. Ovviamente voleva dire il contrario. Dove sono andati tutti? Ah, cacchio, mi arrendo.
Paola Cole, la odio, avrei dovuto riconoscerla. Brian, se applichiamo i valori di oggi alla gente vissuta quasi 300 anni fa, non credi che dovremmo abbattere le statue di tutti? Cioè, intendo, dove si traccia il confine? Aspetta un attimo, non sarei mica d'accordo con Peter. Non lo so, non sono a mio agio col fatto che ci sia una statua razzista nel bel mezzo di Coag, ma sono una donna e ho bisogno di punti di riferimento per muovermi in città. Cioè, senza quella statua sono del tutto disorientata. Ok, se servo a qualcuno sono in cucina. Accidenti, chi ha spostato la lampada? Signori, vorreste gentilmente... Saremo onorati di partecipare a qualunque spettacolo abbia in programma. Grandioso, devo solo avvertirvi che la mia specialità è la magia vista fin troppo da vicino. Scelga una carta. Non riesco a vedere. Non me la dica? Non potrei neanche volendo, può fare qualcos'altro? Molto bene, e adesso diciamo addio a queste carte. Ah, spenga! E voilà, è il grande Sebastian, che ora vi augura buona giornata. Mi sa che lo spettacolo è finito. Signore, si è dimenticato il suo... È scomparso. Peter sta mangiando un sandwich dietro di te. Scomparso. Ma voi ci credete che Trump si è impiccato in prigione? Lo so, è che Chris Christie ha perso tutto quel peso. È ancora orrendo, però. Oh, ciao, Joe. Ciao, Peter. Se hai un attimo libero, vorrei parlarti di una cosa. Stracacchio, ci siamo. Vuole che faccia sesso con Bonnie. Ricorda, Peter, non puoi dire subito sì. Lascia che pensi di convincerti. Lui starà attento. Fa parte della danza. Farò decisamente sesso con Bonnie. Scusa, Peter, sei troppo entusiasta. No, sono venuto per invitarti questo weekend al battesimo di Susie. I ragazzi non ci sono, sgattaioliamo sotto al pontile e intratteniamo relazioni sabbiose. Non lo so, Peter. E dai, sono prontissimo. Ho ingurgitato un secchio di ostriche laggiù dove la schiuma è giallissima. Ce la fai in meno di 2 minuti? Quando mai ti ho delusa? Ok, presto, prima che tornino. Ah, eccoli! Quelli di qui mi hanno ribattezzato crosta insabbiata e hanno proprio ragione. Si prega di inoltrare la posta al nuovo destinatario. Eppure eravamo così vicini a svignarcela. Mi dispiace, Peter. Andrò a gettare questa cartaccia nel cestino dei rifiuti. Ci vediamo tra 45 minuti. Accidenti! Oh, è terribile! Perché la morte sembra così semplice nei film di Rocky? Addio, Mick. Un momento, lo mette così in un cassetto. Che fa, lo archivia? Sì, per colpa delle tasse gli ebrei non muoiono. Con il tempo vengono svalutati ed eventualmente cancellati. Bene, sembra che qualcuno si sia alzato tardi. Già, io tendo a dormire un po' di più quando riposo sotto un enorme orso peloso. Oh no, fanno battute a sfondo gay senza di me. Shh, va tutto bene, adesso ne fai parte anche tu. Quindi parteciperò a un ritiro di rilassamento al Vista del Vista Resort. Non so se potrai farlo, Lois, sembra molto costoso. No, credo tu abbia ragione, non possiamo permettercelo. E poi non potrei essere qui tutti i giorni ad aiutarvi con la casa, a darvi da mangiare o a controllare l'uso che fate di internet. Dovresti andare. Sì, mamma, dovresti andarci senz'altro. Perché vogliono masturbarsi, certo. Oddio, come fanno a sembrare bagnati e asciutti allo stesso tempo? Sembri Shelley Duvall che ha mangiato Shelley Duvall. Peter, ti devi tagliare quei capelli. Lois, Jerry è morto. Quindi d'ora in poi sarò semplicemente uno di quei vecchi con i capelli lunghi. A me non dispiacciono i suoi capelli. Scusa, ma... cioè, io lo farei. Faresti che cosa? E con chi? Qualunque cosa, con chiunque. Non me ne può fregare di meno. Oh, andiamo ragazzi, sono solo capelli. Sono sempre il solito vecchio Peter. Non cambierà niente. Sono in ritardo. Che cosa prende il signore? Sì, quello che ho preso l'ultima volta, fagiano in vetrina. Forse intende dire fagiano in gelatina. No. Sì, ora girati e scodellami un uovo sul vetro.
Ah, sì. Vi sfido a dirmi con esattezza cosa c'è di sbagliato in questo.